Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Half-Life. Il Gonark, la creatura che abbiamo visto alla fine dello scorso episodio e nella quale siamo finiti nel suo nido letteralmente, proprio per puro caso, per colpa di quel teletrasportino, è molto 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 arrabbiata. Questa è una delle creature più fighe ed iconiche. Maledetto! Avete sentito? Poi ve lo faccio rivedere meglio. È una delle creature più fighe ed iconiche di tutto Half-Life. È diventata un po' un emblema scherzoso della fantasia e della libertà d'espressione di Half-Life. E voi direte, ma come mai sto schifo è un qualcosa di importante? Buono. Come mai questo schifo? Maledetta te. Come mai questo schifo è un qualcosa di importante, direte voi? Non solo perché è un boss, come state vedendo. Mannaggia, no, miseria. Sono fatto spottare, adesso è un casino. Non posso farvelo vedere. Non solo perché è un boss. C'è un modo in cui posso, tipo... Ok, se ti sto più vicino, mi mandi ragnetti. Vedete che quando uccido un piccolo Ed Crabbino... piange. Questo è uno dei motivi per cui il Gonark, maledetto te, è diventato un nemico o comunque un mostro iconico di Half-Life, perché è spettacolare, semplicemente spettacolare. Voi pensate, già com'è nato questo coso, c'è quel buon tempone, oddio. A quel buon... No, non posso stare lì a farvelo vedere perché ci muoio. Anzi, sì, ci muoio e poi carico il salvataggio. Nel senso, se perdiamo vita, poi per combatterlo carico il salvataggio. A quel simpaticone di Gabe Newell, capo di Valve, e ai tempi anche capo del progetto di Half-Life, venne detto, ma scusi, perché... Dai... Ma perché non creiamo un ragno... di 6 metri con un enorme testicolo attaccato? E Gabe Newell ha detto, bah, sai cosa? Sì, perché no? Facciamolo. E quindi hanno creato un ragno. Un ragno di 6 metri corazzato con un gigantesco testicolo appiccicato. E questo è quello che è davvero il motivo per cui si chiama Gonark. È l'unione di due parole, gonadi e monarca. Gonad e monarch in inglese. E è nato fuori il... Anzi, la Gonark, perché tecnicamente è una femmina, visto che partorisce gli headcrab a manetta. E la Gonark, altro non è che... Quello è davvero un testicolo, sì. E la Gonark, altro non è che la forma suprema degli headcrab, ovvero l'evoluzione definitiva degli headcrab. Quando crescono, vedete, questi è proprio quelli che stiamo vedendo, sono headcrabbini appena nati, come questo qui. Vediamo se posso farvelo vedere così. Eccolo qua, questo è un headcrabbino appena nato, vedete che ha la pelle quasi trasparente addirittura, è quasi carino anche da vedere. Vengono partoriti dalla mamma Gonark qua, da quel suo enorme testicolone, che in realtà non è un testicolone, sembra solamente un testicolone, ma è una sacca dove si sviluppano piano piano i piccoli headcrabbini e vengono poi partoriti sotto. Ecco quindi che abbiamo visto lo stadio definitivo di un headcrab, no? Non sappiamo quando diventa un Gonark un headcrab, non sappiamo se tutti gli headcrab possono diventare prima o poi un Gonark se sopravvivono e hanno abbastanza nutrimento. Non si sa e non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che è un po' come l'ape regina, ok? Mettiamolo così. In un alveare, per qualche motivo che non sto adesso ad approfondire, un'ape diventerà la regina, ok? E inizierà a sfornare un'infinità di api che andranno poi a far continuare a formare o a far continuare la colonia. La Gonark non è molto diversa da un'ape regina sostanzialmente per gli headcrab. È un headcrab che ha raggiunto uno stadio particolare per un motivo o per un altro che noi non conosciamo e che sforna una quantità di headcrabbini infiniti, perché se noi stiamo qua sta a fare, oltre a sputarci sta roba a mo' de mortaio, sfornerà un'infinità di headcrabbini, letteralmente infiniti. E la figata è che quando noi uccidiamo un headcrabbino, lei è triste. Questa cosa è bellissima.
è veramente bellissima. Adesso facciamo sul serio, perché questa è una boss fight. Purtroppo siamo finiti nel nido di Gonark, quindi dobbiamo combatterla, non c'è niente da fare. E la combatteremo. Gonark è un boss molto forte, resiste a praticamente tutti i tipi di danno, compreso quello esplosivo e quello ad energia. Non è immune, però ha un'alta resistenza, quindi ci vuole ancora più colpi di... ci vuole ancora più colpi di Gargantua per ucciderla. Ah, e mi è stato detto nei commenti che con il click destro, ah sì, si disabilitava il laser, è vero, avete ragione. Non è vero che il lanciarazzi non ha la doppia funzione. Lo sparo secondario del lanciarazzi, ovvero con il click destro, si spegne il laser e quindi il missile non è più laser guidato, ma diventa un missile normale che va dritto per dritto. Noi in questo momento però ci fa veramente comodo il laser, quindi... Gli è passato nel mezzo! Non ne abbiamo tanti, eh. Passiamo di qua. Via. Resa, bene. Resa. T'ho andato. Non ci fanno danno questi comunque, o sbaglio? Sì, ci tolgono uno di armatura, fastidiosissimi. Abbiamo l'ultimo missile. Oh, io abbiamo fatto abbastanza danno, è scappata. È scappata, è scappata. Non è morta, ma è scappata. Questi cosi sono tipo... Questi cosi sono tipo delle piante di Xen, che, se non ricordo male... Ecco. Vedete? Sembrano... Fa malissimo. Perché non ho fatto un F6 prima di fare gli esperimenti? Ricordano tantissimo i becchi che abbiamo visto. Che vi ho detto è più una pianta che un animale. Vi ricordate il boss che avevamo trovato all'inizio? In realtà non si sa se sono una forma primitiva di quell'essere o se sono tutta un'altra specie. Non lo si sa, quindi... Io non vi do nulla per certo. Sapete cosa? Voglio provare con questo, perché non ho mai provato a sparargli. Energia ripristinata. Facciamo anche un F6. Ok, indietro non si torna. No, neanche ci va proprio sulla Gonark. Ho ripreso un po' di missili però. Buona, 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 buona. Ricarica, Freeman, ricarica. Scappa, forza. No, 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 no. Via, 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 via. Abbiamo finito anche i missili. Oh! Maledizione. Oh, 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 oh. Qui però non si cade, eh. Ok, sembra che non voglia pestarci. Perché il modo in cui ci fa danno... Ah, va. Il modo in cui fa danno principalmente la Gonark è pestandoti. Mi faccio male da solo? Invece no. No, troppo tardi. Oh, yeah. Ok, sta scappando, perfetto. Qui sotto... Ok, queste pozze... Com'è possibile che... Io ricordo che fossero tipo dei teletrasportini. Vada lì. Oh, piano, piano, piano.
Io ricordo che quelle pozze fossero dei teletrasportini, però non ricordo come si attivassero. Aio! Da dove sei arrivato te? Mamma, io boh. Il ghiaccio. Ok, di là quindi non c'è altro se non un headcrab. Lo uccidiamo giusto per... Piano, 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 piano. Energia ripristinata. Ok. Aia. Energia ripristinata. 65%. Ok. Rilevate fratture di minore entità. Per andare a prendere quel po' di scudo. Che fai lì? Sta ancora scappando, penso. Facciamo un F6 perché non si sa mai. Ma sì, sta ancora scappando. Buona, buona, buona. Ok. Scivolo, scivolo, scivolo. Te, forse cade giù? Sì, decisamente cade giù. Non possiamo usarlo. Ma abbiamo altri missili. Però anch'io cado giù se passo di qui, giusto? Giusto? Mamma mia, come mi ha ridotto. Aia. Vai via. Non c'abbiamo più missili? Dov'è? Siamo costretti a sparare. Anche se il danno esplosivo è il migliore per la Gonark. Potrei fare così. Oh! L'ho mancata. Oddio, è caduto. Ok, possiamo usare le granate normali. Maledetti! Madonna, è esplosa, ok. Ammazziamo tutti questi headcrabini che ci stanno massacrando l'armatura. Ancora. Quanti? Ce ne sono ancora? A voglia. Guarda, ma veloci. Questi sono morti per l'esplosione? No. Ok. E facendo esplodere la Gonark si è aperto un varco per andare oltre. Il problema è che noi siamo massacrati. Quella caduta ci ha veramente fatto malissimissimissimo. Proviamo. Cosa avete fatto? Perché abbiamo ucciso la Gonarca. Qualcuno... Oh! A qualcuno non ha fatto piacere. Eccoli, Vortigan. Vai. Il ghiaccio. Cosa avete fatto? Ok, qui avremo un bel combattimento con i Vortigan con soli 9 HP. Sono anche i baby Nilant. Oh! Ok, dobbiamo spostarci perché i Nilant. Ok. Cosa
Oh, maledizione, maledizione. Ok, ho deciso di caricare un vecchio salvataggio. Ho rifatto la boss fight con Gonark. Guardate un po', questa volta non ho perso HP. Perché ho notato che, vedete, quando si cadeva dalla... Dove sei? Oh. Ho notato che quando si cadeva da lassù si poteva usare il salto per atterrare qua sopra e quindi non prendere il danno da caduta spatasciandosi tutto d'un botto. Praticamente si atterrava lì, in questo spigolino proprio qui, e poi piano piano ci si buttava giù senza prendere nessun danno. E quindi poi il combattimento con la Gonark qua è stato semplicissimo, se non mi faccio far danno da quei cosi. Quindi tutto semplice. Adesso arriva il peggio. Il peggio che però dovrebbe essere decisamente più gestibile con 50 HP invece che 5. Decisamente più gestibile dovrebbe. Maledizione. Maledizione. Non... Se mi faccio far danni così. Ok, i mini Nihilant. Oh! Dietro ho il crepaccio, devo ricordarmelo. Ok. Se li si prende bene nel testone, vanno giù che è una meraviglia. Allora, lì abbiamo dei missili, se non sbaglio. Quindi, dicevamo, devo salire nella piattaforma più alta, che è quella là. Quella là, quindi, ma guarda te, non ce la faremo mai. Non ce la faremo mai. Se aspettavo un attimo, ce l'avrei potuta fare. Oh, c'è un altro mini schifezzino. Allora. Ok. Oh, porca miseria, voi. No, abbiamo perso troppi HP. Ho bisogno di HP per fare sta roba. Ho veramente bisogno di HP, non posso perderli. Ok. Perfetto. Così va bene. Ora, il mini coso sta venendo. Devo entrare giù adesso, 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 adesso. Dai, dai, sputami, 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 sputami. Ma guardate, ci ho battuto! Ci ho battuto! Ma se ricado... no, no. Fatto. Sì. Oh, però... Ora, 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 ora... Ah, ok, ok. E salta! Dai, che questa è la volta buona. No, no, è quello giusto. È quello giusto, quello giusto. Dai, però. Dai, però. Sì. Mi ha sparato nel mio spazio. Ok. Mi ha sparato. Non ce la faremo mai. Moriremo sicuro. 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 Ah. Ma guardate. No, non ce la faccio.
Guarda, 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 guarda! Non ti spostare! Opla, opla. No, eh. Ma che roba. Dai, dai. Sì, oh mio Dio, sì, fai 40 F6, mamma mia. Ok, da qui dobbiamo raggiungere quel posto là. Oh, mamma mia che fatica, ragazzi, che fatica. Credo che già da qui ce la faccio, ma mi spappolo un pochettino. Quindi mi sa che è meglio scendere ancora e salire sopra una di queste mante a mo' di dropship. Questo è buono. Ok. E lì scompaiono. Ok, quindi devo stare attento. Tu... No, non sono riuscito a fare il salto. Vabbè, non importa, non importa, non importa. Il peggio è passato. Il peggio è passato. Abbiamo il nostro bellissimo salvataggio che ci permette di fare tanti bei tentativi senza, ups, senza dover impazzire. Ma ok. Santa miseria. Oppalalai. Non voglio fare un altro F6, perché se scendo troppo in basso e poi mi tocca rifare tutto da capo, mi impicco. Quindi non faccio un F6, in modo che se dovesse capitare che scendo troppo in basso non riesco più a raggiungerlo, carichiamo il salvataggio. Non dobbiamo rifare tutta quella parte frustrantissima delle bocche lì. Ok, frena. Oh, sì, qui ci si fa malino. Qui potrei prendere una manta, tipo, guarda. Opla, aia. Pronti? Questa ora scompare. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Malconci, ma ce l'abbiamo fatta. Oddio, che fatica, Interlooper. Crepate. È proprio, è amichevole la nostra amica voce. Energia ripristinata 75%. Vedete comunque che, oh, che piacere. Vedete che comunque, quando vi dicevo che questo posto non è un pianeta, non può essere considerato un pianeta, è perché effettivamente non lo è. Non è un pianeta, sono più... Guarda laggiù, abbiamo una stella più vicina. È più una catena di asteroidi, la potremmo definire, ma nemmeno, perché non sono asteroidi. Sono comunque... sembrano quasi ammassi organici, vedete? Ora, a parte il fatto che fanno il rumore del metallo quando li si mena, però la texture è simile organica. Sembrerebbe una roba tipo, boh, cheratina, chitina, queste cose così, no? Queste sostanze simili organiche. E guardate un po', là stanno estraendo qualcosa. Lì c'è un soldato che fa la guardia. Ora inizia questa parte che, udite udite, la si può fare stealth. Si può fare tutta questa parte senza... come si dice, senza allertare le guardie, senza dover combattere contro di loro. Il punto qual è? Ci sono due problemi in tutto ciò. Il primo è che, come sapete, io e lo stealth andiamo veramente poco d'accordo, ma proprio poco 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 d'accordo. Nel senso, non è vero,
Anche qui devo fare una precisazione postuma, anche le serie di Metal Gear che ho fatto. Io e lo Stealth andiamo poco d'accordo quando devo registrare e fare video su YouTube, perché mi viene la fretta, no? Mi viene naturalmente mi si aumenta il ritmo di gioco quando devo fare video su YouTube. Non mi metto lì ad aspettare, a valutare, a perdere mezz'ora a guardare qui così, capite? Non... Preferisco, se devo perdere mezz'ora fermo in un punto, preferisco farlo parlando, spiegandovi qualcosa, che non guardando una schermata. E quindi non mi viene bene nello Stealth. Il secondo motivo per cui questa parte sicuramente non riuscirò a farla Stealth è perché non ricordo come la si faceva. C'erano da fare dei passaggi ben precisi per poterla fare Stealth e non mi ricordo come si faceva. Sono passati troppo anni, però sono sicuro al 100% che si può fare un'intera... tutta quest'intera sezione senza... mi hanno visto, è scattato l'allarme, vedete? Senza allertarli e di conseguenza senza combatterli. Anzi. E là. Eccolo il mio stealth. Un cannone a protoni. Oh 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 oh. Scusa Vortigaunt. Però mi pare di ricordare... ah, facciamo una cosa qua. Qui dobbiamo fare una cosa. Fatemi vedere i salvataggi. Abbiamo un salvataggio veloce intruso, che è quello di prima. Fammi vedere. Ok. Ok. Adesso noi facciamo... no, 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 no. Facciamo proprio un salvataggio. Nuova partita salvata qui. Perché? Perché sto facendo questo? Adesso io semplicemente faccio un gran casino. Va bene? Proprio prendo, sbutello tutto. Però abbiamo il salvataggio. Più avanti c'era la chance di vedere una cosa molto carina, secondo me. Molto molto carina. E non ricordo se questa cosa tipo salta se io faccio scattare l'allarme oppure no. Comunque quelli lì li ho annichiliti così istantaneamente che non è scattato l'allarme. Figata, non è scattato l'allarme. Il Vortigaunt là non ci ha visto. Bene, bene, bene. Comunque, credo che farò comunque scattare l'allarme, perché ricordo c'erano dei passi da fare per non farlo scattare. E io insomma questi passi non me li ricordo, quindi probabilmente per sbaglio... ah, ecco, 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 che ricordo, si doveva passare da qui. Si doveva... passare da qui. Ok, adesso ricordo. Ok, sto iniziando a ricordare. Non so come ho fatto a non far scattare l'allarme cannonando le guardie là dietro, gli Alien Grunt. Ma per non far scattare gli allarmi bisognava prima distrarre questo simpatico bestione con una granata. Il becchino, per gli amici, con una granata. E passare da qui, da questa parte qua. Sì, mi pare di sì, da quella parte lì. E poi noi saremmo sbucati. Mi sono incastrato. Saremmo sbucati. Dove si sbuca? Ma no, ragazzi, non mi ricordo. Dovrei andare a riguardare come si faceva. Qui, ok, si sbucava qui dietro e si saltano tranquillamente tutte e due le guardie, perfetto, ok, 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 sto ricominciando piano piano a ricordare un pelino. Si saltavano tutte e due le guardie, non si faceva scattare l'allarme, voglio andare a vedere qua dietro. Salve, non li attacco, perché tanto poi carico, voglio solo vedere qua. Io ste pozze ancora qui, non... cioè, boh. Non mi ricordo come si facevano. Comunque, ok, carichiamo. Perché l'allarme non è scattato, quindi perfetto. Non abbiamo bisogno di andare laggiù, ci sono solo i Vortigaunt che, come vedete, stanno tipo, vedete, stanno lavorando a questi estrattori. E gli Alien Grunt li facevano da guardia. Altra ipotesi nel fatto che loro siano schiavi. E lì dentro c'è tipo come si chiama? Una specie di barracks, una specie di caserma, dormitorio, dove vengono tenuti i Vortigaunt che devono lavorare.
Ora, la parte stealth non è infinita. Ecco qua, che qui c'era Garghi. La parte stealth non è infinita. Non possiamo fare tutta questa parte stealth. C'è un punto in cui. Le. Garghi. Ok, Garghi spacca tutto. Vieni, Garghi, vieni qua. Qua. Bravo lui, stai lì a controllare, eh? Stai lì a controllare. Una cosa positiva e anzi, una sfaccettatura del carattere o dell'intelligenza artificiale, se volete, di Garghi, è che ti campera di brutto. Quando entri in un punto che lui non può raggiungere, lui non è che se ne va. Guardalo come sonnecchia lì. Lui non è che se ne va. Lui sta lì e ti campera. Quindi noi possiamo sfruttare, sapendola, sta cosa a nostro vantaggio. Perfetto. No, non mi ha camperato. Perché Garghi? Perché? Oh. Ciao Garghi. Ciao Garghi, io vado via saltando. Cercare cure mediche. Di qua. Stiamo Energia qui ripristinata, finché non finisce di 75%. camperarci. Ok. Questo Garghi sembra meno camperone. Il problema è che noi dobbiamo andare proprio là. Oh, bravo, bravo, Garghi, bravo. Bravo. Salta, Freeman. Non sono riuscito a fare il salto. Ok, ma perché mi incastro qui? Voilà. Lo uccido perché. Oddio, perché so che ci finisco. Buono te. Oi. Ok. No, ho sbagliato. Sono morto. Come si sale? Da là. Non mi basteranno mai le granate per. Ok. Sono incastrato di nuovo. Uff. Buoni. Ho una granata sola. No, Assistenza in mi ha arrivo. preso al volo. Movimento attivato. Ok, me la volevo tenere per un'emergenza. Oh, Coordinate, fratture di guardalo minore lì. entità. Ok, qui se non sbaglio finisce la parte. Fattibile in stealth. Qua si viene scoperti per forza. Se non mi ricordo male. Anche perché sono due. Però potrei provare a nuclearizzarli come ho fatto prima. Tipo. Non si sente nulla. Non lo so se vale come cosa stealth. Perché? Perché volevo fare questa parte, tra virgolettone, molto grosse stealth, perché prima di concludere l'episodio, varcando questa soglia e andando in un nuovo lotto di terra, in un nuovo asteroide, quello che Non siete soli, soli. è, entriamo in una nuova area molto particolare. Questa nuova area, vedete, per la prima volta siamo spawnati non in superficie di un asteroide, comunque di un cumulotto di terra, ma siamo spawnati all'interno. Qui ci sono altri estrattori, vediamo che ci sono questi aggeggi tipo luci, quindi la zona è arredata. Vedete che roba? E guardate un po', Vortigaunt, che lavorano. E guardate un po', i Vortigaunt non mi attaccano. Ora io non ero sicuro, non, tuttora non sono sicuro di questa cosa, perché veramente sono passati tanti anni e alcune cose mi sfuggono. Il motivo per cui volevo fare quella fase stealth è perché mi pare di ricordare che se si facesse quella fase stealth non si uccide nessun Vortigaunt in tutta la fase di intruso, quindi il capitolo prima di questo. E questi Vortigaunt sono innocui perché non hanno paura di noi. Perché? Perché qui abbiamo la conferma a quello che credevamo, ovvero la natura dei Vortigaunt. I Vortigaunt non sono creature malvagie. Non hanno motivo di ucciderci, non vogliono ucciderci.
sono degli schiavi che vengono usati come schiavi per le peggio cose, per i lavori in miniera. Estraggono qualcosa, minerali o roccia o chitina, cheratina, vitamina C, vai a capire che cazzo fanno qui dentro. Però estraggono qualcosa da queste miniere, le caricano in questi barili e li portano via. Per gli altri, che probabilmente verranno usati come risorsa per armi e armature e così dicendo. Guardate, se io però l'attacco, mi si aggrano tutti. Guarda che roba. Questi no, questi non mi si sono aggrati. Ma perché non mi hanno visto? E là? No, lui non mi si è aggrato. Ok, solo quelli che faccio incazzare mi si aggrano, proprio legittima difesa. Poi si calmano? No, non si calmano. Non si calmano. Insomma, questo era molto importante per farvelo vedere perché... Perché lo sta ripetendo adesso? Perché sottolinea la natura dei Vortigaunt, la loro natura pacifica, tra virgolette, in quella di schiavi. Sono costretti a fare quello che fanno. In realtà, se non vedete, se non sono costretti, loro non ce l'hanno con noi. Quelli che sono stati mandati a Black Mesa sono stati mandati a forza. O uccidevano noi o morivano loro, probabilmente. Questi qua, che non hanno motivo di ucciderci, non ci uccidono. A meno che non gli venga dato l'ordine di ucciderci. Se qualcuno in questo momento desse l'ordine di ucciderci, tutti questi Vortigaunt si girerebbero su di noi come cani rabbiosi. È molto molto figa questa cosa, perché ripeto, oggi magari una cosa del genere dove i nemici hanno, a livello di storia, no, di lore, di ambientazione se volete, hanno motivi per ucciderti o non ucciderti, ne vediamo a prescindere. Ma vi ripeto che in quegli anni lì, nel 99,9% dei videogiochi, i nemici erano lì come ostacolo da superare e quindi non avevano un perché, non avevano un motivo, non c'era niente. Loro erano lì per ucciderti e renderti il gioco divertente, avere qualcosa da sparare e che ti sparasse a tua volta. Half-Life ha cominciato a cambiare queste cose, dando un senso ai nemici, dettagliandoli, creandogli una storia, un'ambientazione e un'intelligenza artificiale fatta apposta per loro. E questa roba è fighissima e ci tenevo molto a farvela vedere. Ripeto, non ricordo se è questione dell'allarme che scatta o no, o semplicemente basta entrare qui dentro e non sparargli, perché forse basta entrare qui dentro e non sparargli, non ricordo. Comunque, voi, in ogni caso, l'avete visto come l'avete visto e questo è l'importante. Per questo episodio ci fermiamo qui. Nella prossima puntata continueremo all'interno delle miniere e andremo verso... Oh oh! Quello non so che problema c'ha. E andremo verso Nihilant, che è sempre più vicino. Alla prossima.